Guglielmo Mazzaro della pasticceria Mazzaro del centro storico di Napoli, maestro pasticciere. Oggi parliamo di due dolci che possiamo dirlo sono il biglietto da visita della tua pasticceria qui in via Tribunali, ossia il babà e i ponti nuovi. Il babà è una tradizione antichissima che avete qui in questa pasticceria, i ponti nuovi è un dolce particolare, ce lo descriverai dopo. Iniziamo proprio dai babà. Innanzitutto cosa significa per te proporre questo tipo di babà? Perché ricordiamolo è qualcosa che è il biglietto da visita di questa pasticceria. Innanzitutto buonasera, io sono Guglielmo Mazzaro, sono l'artefice un attimino di questi dolci che vedete, nonché erede della pasticceria Mazzaro che è da tre generazioni che si trova qui in via Tribunali 350. Il babà è il nostro punta di diamante per una scelta, perché insomma è uno dei dolci rappresentativi di Napoli e noi che facciamo principalmente, basiamo la nostra produzione sui prodotti tipici, spingiamo con forza sulla vendita e sulla promozione di questo particolare dolce che già non avrebbe bisogno di essere presentato, però noi cerchiamo di presentarlo nelle maniere più possibili, insomma nella miglior maniera possibile, sia nella parte classica, dando diciamo, un aspetto proprio alla classicità, sia alla produzione, al modo in cui viene fatto, senza utilizzare lieviti particolari, ma lievito madre, insomma utilizzando una certa tecnica che sia quella la più antica e classica possibile. Ovviamente questo ne viene nel risultato, perché è tra i più apprezzati qui nel centro storico, insomma, sicuramente. E poi, ovviamente, anche una parentesi più golosa, diciamo, delle personalizzazioni con Con creme dal limoncello alle varie mousse, questa è una mousse al pistacchio con ripieno del cannolo, questo per fare una specie di gemellaggio con la Sicilia del babà, che è la tradizione napoletana, e la ricotta con zucchero, che è quello, diciamo, il ripieno del cannolo, della cassata, che è tipico della Sicilia. Quindi qui abbiamo una sorta di gemellaggio, insomma un po' con tutti questi assortiti che possano attirare, pur rimanendo ovviamente il cavallo di battaglia, il babà classico, insomma, che è la nostra punta di diamante. Cosa rende questo dolce tipico napoletano, allora, davvero tipico napoletano? Il babà, come forse non tutti sanno, non nasce a Napoli, ma è un prodotto che nasce nel nord Europa, la tradizione vuole che nasca in Polonia e che poi venga esportato in Francia, e dalla Francia poi con la dominazione fine 700, inizio 800 dei francesi qui a Napoli, ovviamente insomma viene poi adottato dal popolo napoletano, che lo modifica, lo cambia. All'inizio era una sorta di panettone con l'uvetta, con tutto quello che nasce probabilmente poi col tempo l'esigenza di poter conservare questo prodotto per più tempo, per più giorni, e quindi lo si comincia a conservare sotto uno sciroppo di acqua e zucchero, possibilmente alcolico, e quindi viene utilizzato il rum, che all'epoca era tra gli alcol, diciamo tra i prodotti più utilizzati. E vediamo che scopriamo che abbiamo quindi la possibilità di mantenere questa brioche che il giorno dopo sarebbe diventata secca, sarebbe diventata non più commestibile, ma bagnandole questo sciroppo zuccherino alcolico riusciamo a mantenerla per 2-3 giorni. Quindi questo è, diciamo, il motivo tecnico per il quale poi questa brioche, da che era semplicemente, è diventato un prodotto poi così bagnato. Ovviamente poi col tempo ha avuto le sue modifiche, è cambiato nella forma, la più classica forma è questa qua che vediamo a bicchiere. Dovrebbe essere leggermente più piccolo, ma noi lo proponiamo in questo formato da quasi 200 grammi, che insomma ha il suo impatto sia al palato sia alla vista, insomma, quindi colpisce notevolmente. Quindi poi, come ci si è detto, col tempo è cambiato ed è diventato quello che vediamo, il napoletano l'ha fatto proprio, come fa proprio di tante cose, insomma. Dei ponti nuovi, questo dolce che possiamo dirlo ti rappresenta, è nato dalla tua fantasia, non ci resta allora che descriverlo. Allora, a differenza del babà che abbiamo detto ce lo siamo un po' importato, abbiamo un po' rubato ai francesi, il ponti nuovi, questo dolce, è un dolce che abbiamo inventato proprio noi nella pasticceria Mazzaro, è un dolce nostro che facciamo solo noi. È un pasticcetto, è un composto da un cestino di pasta sfoglia. All'interno c'è un ripieno fatto di crema, pasta beignet, un po' di frutta candita, aromi di arancio,
sopra viene poi decorato con queste striscioline di pasta sfoglia e un chicco di amarena regolarmente sciropposo, cioè rigidamente sciropposo, perché deve dare quel gusto quando lo si assaggia. La tipicità di questo dolce è che la composizione data dalla crema e dalla pasta bignè una volta nel forno e con la pasta sfoglia dà una friabilità, perché aumenta di volume, cresce, non ha quella, quella compattezza che potrebbe essere pesante nel... Infatti è un ottimo dolce da mangiare a colazione, per fare una colazione sì energetica ma con tempo stesso leggera, non molto pesante, che ci appesantisca nella nostra giornata. Ed è proprio questa la sua attività, di essere un dolce gustoso ma nel contempo stesso leggero, che si può affiancare anche ad un caffè, in modo tale da non appesantirci, però da darci quella carica zuccherina e energetica. E nulla di particolare, insomma, questo è quello che ci siamo un attimino inventati, qualche cosina di saporito ma di leggero.